Un'alleanza scritta non su tavole di pietra, ma un'alleanza che Cristo, di cui Cristo è il garante. Lo ripetiamo, nuova ed eterna alleanza, lo ripeteremo fra poco, è garantita da Lui, dal Cristo, dal suo sangue. Un sangue che dà vita, che purifica, che guarisce, che risana le nostre debolezze, le nostre fragilità. E ci rende capaci di essere ogni giorno lode al Signore, nel riconoscere i Suoi benefici, il Suo amore. La nostra alleanza con Lui è incisa nel nostro cuore, non su tavole di pietra. La nuova alleanza è Lui, il Cristo, che ogni giorno si dona a noi come cibo che ci alimenta, come forza che sostiene il nostro cammino, come forza che ci libera dalla tentazione, dal peccato, che ci rende capaci di fedeltà. E dunque ancora una volta oggi, rivivendo la storia di un popolo segnato da tante disavventure, ma che torna sempre al suo Signore, rinnoviamo la nostra fedeltà al Padre, una fedeltà il cui garante per noi è Cristo Gesù. E nel corpo e nel sangue che alimenta la nostra vita troviamo la forza per una fedeltà che non venga mai meno.